Ma mi scusi, intanto a me preoccupa quello che avete fatto vedere a Ventimiglia, che è la stessa identica cosa sul confine orientale, ovvero quello del Friuli-Venezia Giulia di Trieste. Altro che controlli. Purtroppo entra chiunque sul territorio nazionale, proprio nella mia regione, Friuli-Venezia Giulia, Ma non è ogni vero. giorno c'è l'arrivo di principalmente di afghani e pakistani che casualmente la polizia e le forze dell'ordine con un lavoro eroico trovano però già presenti sul territorio nazionale, non sappiamo chi è presente. Seconda cosa, non confondiamo la Libia, che aveva, seppur un dittatore brutto e cattivo che si chiamava Gheddafi, ma uno Stato riconosciuto con cui ci si poteva confrontare, abbiamo fatto anche degli accordi per evitare l'immigrazione clandestina, con quanto sta avvenendo in Siria e in Iraq, dove c'è una banda di criminali estremisti islamici, uno Stato non riconosciuto. Non è che quando si abbatteva in Libia uno Stato riconosciuto è la stessa cosa che combattere il terrore È dell'estremismo chiaro. islamico. È ben diverso. Semmai la Libia di allora era da paragonare alla Siria di Assad, che c'è qualcuno, guarda caso, che oggi è al governo che festeggiava quando la comunità internazionale decideva di andare a bombardare la Siria di Assad, che era un argine insieme alla Russia, unici ad intervenire contro l'estremismo islamico. E chiudo dicendo. Quando ci sono più di 100 morti in Europa, in una capitale europea, se non è guerra, cos'è? Non moriamo, vi prego, Ma dietro il non è. conformismo bieco buonista che semplicemente non ci fa guardare in faccia la realtà e il dramma che stanno vivendo i nostri cittadini. Sicurezza, difendere la sicurezza e attaccare chi vuole uccidere civili nelle nostre comunità, civili inermi. Quindi Federica vuole fare la guerra, e questo è il senso del suo Assolutamente intervento? sì, voi fate la guerra soltanto quando c'è l'interesse del petrolio e dell'energia. Io dico bisogna fare la guerra quando ci sono degli sgozzatori che ammazzano civili inermi in Europa ed anche in Siria, perché hanno ammazzato bambini cristiani, migliaia No, di no. bambini cristiani, forse lontano dagli occhi dei fotografi, ma che non devono fare meno pena rispetto a un bambino fotografato. Anzi, è un massacro No, costante. no. Ad Aleppo 100.000 cristiani su una comunità No, di scusate. 150.000 Torno sono dopo. stati estirpati dalla loro terra e massacrati. Contiamoci a dire che non c'è la guerra, che Sì, non c'è è chiaro. stato No, terrorismo si può americano. dire però.